Allora, riprendiamo il compito che ci siamo dati per quest'oretta. Alla fine di quest'ora dovremo avere almeno questo programmino che abbiamo appena visto funzionante. Okay? Il compitino di quest'ora ce l'abbiamo. Allora, da dove partiamo? Prima dell'intervallo abbiamo detto un'applicazione JavaFX è fatta essenzialmente da una scena che viene pubblicata su uno stage, ma questo è una cosa che dimenticheremo subito perché tanto ci serve solamente una riga di programma nel main e poi non ci servirà più, che contiene tanti nodi. Nodi di tipo layout, no? Di tipo contenitore, e nodi di tipo controlli. Questi nodi hanno un comportamento nativo e un comportamento aggiunto dall'utente. Allora, come facciamo ad andare a impostare e capire questi vari comportamenti? Attraverso due proprietà legate ai nodi stessi. Quindi ogni nodo, ricordiamoci, potrebbe essere il bottone, la casella di testo, oppure potrebbe essere l'hbox o la vbox per impilare altri nodi. Ogni nodo, a seconda del proprio tipo, ha una lunga lista di proprietà. Proprietà che possono essere il testo contenuto, che possono essere la larghezza, che possono essere il colore, che possono essere il comportamento che deve avere e così via. Qual è la voce attualmente selezionata, eccetera, eccetera. Ovviamente una casella di testo avrà come proprietà il testo che contiene, una delle proprietà che ha. Un hbox non contiene testo perché è invisibile, quindi non avrà quella proprietà. Quindi ogni nodo avrà un suo set ben definito di proprietà che ci dicono praticamente in quel momento il nodo cosa sta facendo. Anche il bottone ha una proprietà testo, che è il testo che si sta scritto sopra, che però l'utente non può modificare. Invece la casella di testo ha un testo che l'utente può modificare. Poi in realtà la casella di testo ha un'altra proprietà che dice se questa casella è scrivibile dall'utente oppure solamente read only, se l'utente la può solamente leggere. Okay? Una serie di proprietà di questo genere. Ogni nodo, poi ognuno avrà quelle due o tre più importanti in funzione del suo comportamento. Allora, ad ogni proprietà noi possiamo leggere o scriverla con i classici metodi get e set. Quindi se voglio sapere cosa ha scritto l'utente in un certo campo, devo andare a prendere il nodo che corrisponde a quel campo di testo e chiamare il metodo getText. Se la proprietà si chiama text, il metodo sarà getText per acquisire quella proprietà. E se invece voglio scrivere, forzare qualcosa all'interno di un nodo, un testo, chiamerò il metodo setText, a cui passo una stringa, che è il testo che voglio che compaia lì dentro. Quindi il contenuto dell'interfaccia, una volta che ho posizionato i nodi, si evolve andando a leggere e scrivere le proprietà dei singoli nodi. Questo da programma, quando il programma vuole fare cose. Poi però c'è l'utente anche che fa cose. C'è l'utente a un certo punto scrive in una casella, l'utente a un certo punto schiaccia un bottone. Allora come fa il programma a sapere che l'utente ha schiacciato il bottone o quando l'utente ha schiacciato il bottone? Ecco, questo avviene attraverso un meccanismo di eventi. Un evento è un oggetto Java che viene generato quando l'utente compie una certa azione su un certo nodo. E quindi noi possiamo definire come gestire, handle, l'evento all'interno del nostro codice. Io posso dire alla piattaforma JavaFX, guarda, a me di tutti gli eventi non me ne frega niente, di ciò che fa l'utente. Ma quando l'utente schiaccia su quel bottone invece mi interessa. Allora quell'evento lì lo voglio gestire, gli altri gestisciteli tu, non sono un problema mio. Quindi la piattaforma grafica gestisce eventi che sono eventi di tipo tastiera, eventi di tipo mouse, eventi di tipo window, ridimensionato la finestra, eccetera. Ci sono decine di eventi diversi che capitano in continuazione quando l'utente si sta spostando in un'interfaccia grafica. Di tutti questi eventi noi ne selezioneremo alcuni che sono quelli che ci servono per dare comportamento alla nostra applicazione, comporta logica alla nostra applicazione. Nell'esempietto di prima, l'unico evento che mi interessa è quando l'utente clicca sul bottone conta. E allora a quel punto devo eseguire il mio codice, gestire quell'azione. Allora, quello è un evento che si chiama di tipo action. Perché all'oggetto button, all'oggetto bottone, è associato l'evento di tipo azione. Quindi,
Ogni nodo ha delle proprietà che posso leggere e scrivere, ma in più ogni nodo può generare degli eventi. Eventi che sono scatenati sempre da azioni dell'utente. Questi eventi possono essere catturati da codice mio, che viene eseguito quando l'utente compie quell'azione. Quindi io posso decidere che il mio codice viene eseguito quando un utente compie una certa azione su un certo nodo. Come? Andando a intercettare l'opportuno evento generato da quel nodo lì. E dove lo metto questo codice? Lo metto dentro una classe che si chiama controller. La classe controller è una delle classi che deve esserci nel nostro programma JavaFX e contiene tutti gli event handler, tutti i gestori degli eventi. Contiene i metodi che gestiscono gli eventi che noi programmatori abbiamo deciso che vogliamo gestire. Poi in pratica è facile, più facile che non la frase complicata che ho detto. Allora, in pratica come è fatto un programma JavaFX? Allora, questo è il main. Un programma JavaFX è fatto sempre in questo modo. C'è una classe che sarà il mio programma principale, extends application. Application che cos'è? È una classe madre astratta, javafx.application. Questa classe application sa tutti i comportamenti dell'applicazione grafica, quindi è lei che fa il 99% del lavoro. Il nostro main eredita da quella classe application e da quel 99% si aggiunge il suo 1% specifico di quello che interessa a noi. Il nostro codice dove va a finire? Allora, c'è un ciclo di vita un po' strano. La classe application, quando parte, cioè il nostro programma, quando parte ovviamente partirà dal metodo main. Il metodo main, però, in un'applicazione JavaFX non deve far nulla se non chiamare il metodo launch, che è il metodo della classe madre, application. Cioè, io il mio main non so cosa fare, però dico alla classe application, fai tu. Si chiama launch e non main, semplicemente per comodità, per evitare confusione. La classe madre, application, inizializzerà il sistema grafico, apre la finestra, eccetera, eccetera, e a un certo punto chiama il metodo start. Il metodo start, che è un metodo già della classe madre, noi lo possiamo, anzi, lo dobbiamo ridefinire, da qui l'override, all'interno della nostra classe, del nostro programma. E qua c'è il programma vero e proprio, che parte, questo metodo start viene eseguito dopo che la classe application, che è il programma JavaFX, ha già aperto la finestra. Vedete che mi viene passato come parametro già uno stage. Quindi lo stage l'ha già creato, la finestra è già stata creata dal programma principale e io devo popolare questa finestra mettendoci roba dentro. Ok? E quindi creo una scena e poi posso mettere oggetti su questa scena e a un certo punto dirò stage.setScene di scene, cioè dico guarda se che su questo stage ricordiamoci la finestra, va in scena questa scena, quindi collega la scena che è l'insieme di nodi alla finestra, quindi mette dentro la finestra questi nodi e li rende visibili. Dallo show in avanti lo spettacolo è in scena e quindi i nodi, controlli eccetera, si comportano secondo quanto devono fare. Questo è lo scheletro di main che c'è sempre, noi non ce ne dobbiamo preoccupare troppo perché Eclipse ce lo crea già così, ci crea già qualcosa di molto simile, poi ritoccheremo un paio di cose. Ovviamente il problema è quello di mettere le cose giuste dentro la scena, i nodi giusti dentro la scena. Qui c'è scritto a parole ciò che ho appena detto, ma c'è un i nodi giusti dentro la scena li posso mettere andando, visto che un node è una classe Java, posso creare le classi e mettere dentro la scena, c'è una serie di collection, di liste a cui posso aggiungere i nodi. Ma è molto più comodo farlo graficamente con SceneBuilder, col programmino che abbiamo visto prima, il SceneBuilder, che mi permette di arrangiare graficamente i nodi all'interno della scena.
E poi nel mio main, anzi nel metodo start, anziché aggiungere i nodi a mano, uso una classe loader, fxmlo loader si chiama questa classe, che legge un file in formato fxml. Cos'è questo file fxml? È il file che ho creato con un SimBuilder. Cioè SimBuilder mi permette di definire in modo grafico le cose e poi mi salva un file in formato XML, che loro chiamano fxml, f come fx, di JavaFX. Quindi io graficamente creo questo file e poi all'interno del mio main gli dico: senti, i nodi non li creo io a mano in Java riga per riga, comando per comando, ma leggiteli tutti dal file fxml dove c'è l'elenco dei nodi che ho disegnato. Così ogni volta che devo modificare o aggiungere qualche cosa nell'interfaccia grafica, semplicemente prenderò SimBuilder, modifico qualche cosa, salverò la nuova versione dell'fxml e quando rilancio il programma va a leggersi il file fxml aggiornato e è tutto modificato in modo molto più semplice. Quindi questo è ciò che facciamo. Quindi, vabbè, poi lo vediamo direttamente nell'applicazione. Quindi, se vogliamo costruire il programma, beh, questo qua, conta lettere che ho fatto ieri, non guardiamolo, ne facciamo uno altro, un nuovo progetto. Allora, fate attenzione ai passaggi per creare un nuovo progetto JavaFX. Non c'è qua JavaFX tra i progetti predefiniti, devi aprire un nuovo progetto generico, New Project, e dentro tutta la lista dei progetti, tutte le varie categorie, c'è una categoria JavaFX. Se non c'è perché non avete installato FX Clips, c'è, e all'interno di questa dobbiamo scegliere un nuovo progetto JavaFX. Quindi anziché fare New Project o New Java Project, facciamo New JavaFX Project. Così lui ci aggancia già le librerie che servono e prepara già il main con lo scheletro opportuno. Poi la cosa che dovete imparare in questo corso è non premere finish prima che sia finish davvero. Ok? Non cliccate a cacchio, non cliccate senza aver letto, perché poi a volte non si riesce più a tornare indietro oppure devi fare. Quindi calma, leggere prima di cliccare. E in particolare quando creiamo un nuovo progetto. Allora, ci fa una serie di domande. Alcune ci interessano, altre no. Allora, quando creo un nuovo progetto, ovviamente la prima cosa che mi chiede è qual è il nome del progetto. Lo chiamo lunghezza parola. Perché questo è ciò che fa il nostro programma. Poi mi chiede quale virtual machine usare, ma dovrebbe già trovare quella giusta con cui è partito Eclipse, il resto non abbiamo bisogno di toccare. Su questa prima videata non abbiamo bisogno di toccare. Non clicchiamo finish, attenzione, anche se il mouse va lì, no, anche se evidenziato, no. Andiamo avanti. La seconda videata mi chiede le impostazioni dei progetti, del progetto. Allora, al momento non ci serve nulla, più avanti magari dovremo aggiungere delle librerie per accedere al database, per elaborare i grafi, eccetera, ma in questo momento non ci serve nulla in più. Quindi lasciamo così com'è. Next, non finish, next. E qua, questa è la finestra a cui dobbiamo arrivare, e invece non vediamo se schiacciamo finish, che non compare in un progetto Java normale, ma è aggiunta da JavaFX. Mi chiede due cose essenzialmente. Vabbè, la prima cosa non tocchiamo: voglio fare un'applicazione desktop o mobile? Desktop. Il nome del package in cui mettere la nostra applicazione. Allora, se non dico nulla, lui me lo mette in un package che si chiama application.qualcosa. Brutto. Se seguiamo le linee guida, no, di Java, dicono: guarda che il package, il nome del package deve rappresentare l'organizzazione all'interno della quale lavori, cioè il contesto in cui è nato il programma. Quindi io lavorerò sempre in un package che si chiama it.polito.tdp. No, sapete che si legge al contrario, siamo nel corso di TDP, polito.it al Politecnico, così siamo sicuri che le classi che definiamo stanno nel nostro package e non vanno in conflitto con eventuali altri package. E poi ci metto ancora un nome di package che corrisponde alle nostre applicazioni, quindi chiamiamolo lunghezza. Un
Voi dite, ma a me non mi è mai fregato niente del package, mettevo tutto nel package di default. Finché scrivi programmi di 5 righe va bene mettere nel package di default. Quando cominci ad avere poi dei pezzi di un programma che magari riusi in un altro, se metti tutto insieme in un unico package non capisci più niente. Quindi. E poi, l'altra cosa importante è di dire che noi vogliamo usare FXML per definire l'interfaccia grafica. Se metti NaN, lui non ti crea il file FXML e devi crearti gli oggetti a mano. Mettendo FXML, lui inizializza un FXML vuoto, essenzialmente, perché non sa cosa ci vuoi mettere dentro, però te lo inizializza. A quel punto tu devi dare due informazioni, che la prima è il nome del file FXML da creare, quindi io lo chiamerò questa parola, e il nome della classe controller dentro la quale ci saranno i vari metodi per gestire gli eventi. E lo chiamo lunghezza parola controller. Tanto per avere dei nomi che ci ricordano che cosa fanno le varie cose. Quindi il primo è il nome del file FXML, il secondo è il nome della classe. Questa voce ci permette di scegliere qual è il contenitore, la scena contiene dei nodi. Qual è il contenitore principale della scena? Quello che contiene tutti. Allora posso scegliere quale sia il contenitore principale della scena tra questi. Normalmente il default che mi dà è il border pane, va già bene, perché il border pane è un contenitore che ha una grossa parte centrale e poi ha dei bordi in alto, in basso, sinistra, destra, in cui posso mettere eventualmente il titolo, l'informazione di stato, il menu e cose di questo genere. Quindi, per la maggior parte dei casi va bene così. Poi comunque si può anche cambiare dopo. Fatto. A questo punto finalmente posso premere finish, anche perché next non c'è più. E Eclipse mi crea un primo progetto fatto da tre file. Lasciamo perdere il CSS, che forse ce ne occuperemo un pochino molto più avanti, ma è semplicemente, il file CSS serve semplicemente per dare l'aspetto grafico. Se volete cambiare i colori, volete cambiare i caratteri, eccetera, lo potete fare modificando questo. Lo imparate nel corso di YOI come si fanno in CSS e qui si possono usare nello stesso modo. I tre file invece seri sono main.java, che contiene il main e dove si riconosce ciò che abbiamo visto. C'è una classe main che estende application, ha un suo metodo main che chiama launch, che è un metodo della classe madre, e poi c'è il metodo start in override che effettivamente contiene il nostro programma. E poi c'è l'altro file fxml che per ora non contiene nulla, è un file in formato XML che contiene solamente un border pane vuoto, quindi per ora non ci interessa, ma tanto noi non andiamo a modificarlo qua direttamente in XML. E poi c'è la classe controller che contiene il comportamento, no, dell'applicazione, le azioni che deve compiere per gestire gli eventi, che è vuota. Non c'è ancora nulla dentro, semplicemente è stata creata col nome che gli abbiamo detto noi. Quindi per ora non c'è ancora nulla, ma funziona già, nel senso che se io faccio run mi apre una bella finestra con niente dentro, perché la classe application il suo lavoro lo fa, la finestra la apre, poi la scena è vuota e vabbè. Quindi questa non è bianca perché si è bloccato, è bianca perché non c'è niente dentro, però la posso ridimensionare, la posso aprire, la posso chiudere. Era già il mio programma. Adesso devo metterci qualcosa dentro. Ok? Allora, per metterci qualcosa dentro, lavoro sull'FXML. Lo modifico col programma SimBuilder. Allora, se avete fatto il collegamento qua in Windows Preferenze, JavaFX, e avete messo qua l'indirizzo dell'eseguibile SimBuilder, dove si trova, qua potete usare direttamente sul file FXML
la voce Open with SimBuilder. Se non avete specificato l'indirizzo o l'avete specificato sbagliato, lui in quel momento, in questo momento vi darebbe un errore. Apri con SimBuilder e mi apre il programma SimBuilder, sempre storto, con niente dentro. Ovviamente è una FXML vuoto. Se non avete collegato non c'è problema, potete benissimo lanciare lo SimBuilder come programma e poi fare file apri e andatevi a cercare dentro il workspace di Eclipse, dentro il progetto, dentro SRC, il file FXML. È uguale, un file come un altro. Allora, noi perché non ci vedo nulla? È perché ho questo border pane che non contiene niente al suo interno. Allora, cominciamo ad aggiungerci qualche cosa. Magari aggiungiamo il titolo là in alto, no? Border pane, vedete com'è fatta l'icona, ha un centro, che è questo, e poi ha quattro bordi, top, bottom, left and right. Quindi dentro center posso mettere dei nodi, dentro top posso mettere dei nodi e così via. Anzi, dentro center posso mettere un nodo. Se me ne serve più di uno, questi nodi devono essere a loro volta contenuti dentro un altro contenitore che dice come vanno disposti all'interno del center. Quindi il border pane è un contenitore che può avere 5 nodi figli, uno per ognuna delle regioni. Se in una delle regioni, come esempio quella centrale, mi serve più di un nodo, devo dentro il centro mettere un contenitore e poi i nodi all'interno del contenitore stesso. Okay? Partiamo dal top, mettiamo un titolo. Allora, nel top metto un titolo che è lunghezza parola, così si vede. Allora, cos'è il titolo? È un testo, allora andiamo a vedere i controlli, un testo semplicemente visibile, non modificabile dall'utente. Allora, per questo si usa label, etichetta, per titoli, per etichette, per i messaggi, eccetera, ciò che viene semplicemente scritto sulla finestra e non è in un riquadro modificabile. Quindi io prendo il nodo label, lo trascino dentro il top del border pane e mi compare il top che a questo punto contiene una label, un nodo di tipo label. Quando seleziono questo, allora cosa è successo? Che qua è comparso, anche qua la finestra non è più vuota ma contiene una parolina label in mezzo a nulla. E se seleziono questa, sia che la sezione di qua sia che la sezione di qua è uguale, perché sono sincronizzate le due cose, posso lavorare sull'albero o lavorare sul layout, a destra mi compaiono le proprietà di questo nodo. Tutte le proprietà di questo nodo sono divise in tre gruppi: proprietà principali, che sono queste, layout, cioè impaginazione, le proprietà di impaginazione relative a questo nodo specifico, e code, che contiene principalmente gli eventi che possono essere code, sì, il codice Java, cioè l'integrazione di questo nodo col tuo codice Java, e contiene essenzialmente gli eventi che puoi gestire su questo nodo. Adesso questo è un titolo, poverino, non ci frega niente. L'unica cosa che ci interessa di questo titolo è cosa c'è scritto. Allora, la proprietà text di questo nodo la posso modificare e scriverò primo programma, due punti, calcolo, lunghezza, parola. Poi ho messo un punto di virgola al posto dei due punti, lo correggo subito. E questo è il titolo della mia finestra, o meglio, il titolino all'interno della finestra. È brutto, è piccolo, vabbè, facciamolo più grosso, anziché da 12 punti lo possiamo fare da 18. Stiamo modificando la proprietà font, possiamo modificare il colore, se è un titolo lo voglio blu, blu, ha fatto blu? No. Così. E così via, no? Adesso non stiamo a giocare tanto con la grafica. Poi ci sarà, dicevo, attraverso i fogli di stile c'è modo di fare molto più, con maggior coerenza queste operazioni di adattamento grafico. No?
per ora volevamo solo far capire che era un titolo. A questo punto, se io salvo il file, ho salvato un file, vedete, lunghezza parola.fxml, quindi ciò che ho fatto è stato salvato all'interno di questo file fxml. Se voglio, questo file posso andare in Eclipse, me lo apro e vedo che è cambiato. Perché è vero che c'è il border pane che non contiene nulla, ma adesso dentro il top del border pane c'è una label che ha questo nostro testo e questo font associato. Noi non abbiamo bisogno di imparare il linguaggio FXML. Volendo potremmo anche editare direttamente qua. È uguale, è sempre un file di testo che viene usato dal programma. Allora, se io torno però sul programma e faccio run, adesso cambia, perché all'interno della finestra compare questo nodo di tipo etichetta che contiene questo testo formattato in questo modo. Ok? Quindi il mio circolo è nell'FXML disegno le cose, salvo il file, torno in Eclipse, rilancio e vedo che è cambiato. Quindi adesso mettiamoci della roba vera. Roba vera che è, abbiamo detto, ricostruiamo l'interfaccia che abbiamo visto prima. Quindi una casella di testo, un bottone e uno spazio di testo più ampio in cui scrivere il risultato. Questi due devono essere impilati in senso verticale e invece la parte sopra deve essere, l'etichetta, la casella di testo e il bottone devono essere orizzontali. Allora vuol dire che tutto questo ovviamente andrà a finire nel centro del nostro, che il center del border pane è quello che deve contenere il contenuto principale, e quindi dovrò inserire come prima cosa una VBox, quindi la vado a prendere tra i contenitori, una vertical box nel centro, e questa VBox conterrà in alto i tre elementi. No, la VBox cosa fa di mestiere? Mette le cose in verticale. Proviamo a metterci delle schifezze dentro, metto un po' di bottoni così a caso e vedete che questi bottoni sono tutti in verticale uno sotto l'altro. Questo è il lavoro che fa la VBox. L'HBox me li metterebbe in orizzontale. Allora io ho bisogno di una cosa mista, per cui avrò una VBox con all'interno un HBox. Cioè, nel primo piano in alto metto un HBox che mi dispone orizzontalmente i suoi elementi, al secondo piano invece metterò una casella di testo ampia. Allora, all'interno del VBox ci metto, dove è finita l'H? Ah no, devo vedere i contenitori. HBox. Nell'HBox soprastante ci metto tre cose che verranno ovviamente allineate in orizzontale: un'etichetta, un campo di testo, text field è il campo di testo di una riga, text area è il campo di testo di più righe. A me serve text field in questo caso, e poi un bottone. Mentre invece, questo nell'HBox, la seconda riga del VBox invece può contenere solamente un elemento che è il campo di testo su più righe, quindi è il text area. Diciamo che il 90% dei controlli che ci servono sono questi 5 qua. Text area, text field, button, HBox e VBox. Poi ci sono altri, potete giocare, aggiungeremo le date, aggiungeremo gli slider, ma il succo è questo. Quindi metto un VBox questa. E questa è la finestra, è un po' disallineata, un po' storta, ma poi la sistemiamo, che contiene già gli elementi che ci servono. Io posso salvare questo punto e provare a rilanciare il programma e dovrebbe comparire questa finestra. Allora torno in Eclipse, rilancio il programma e non compare.
Cosa è successo? È che Eclipse è scemo. E quindi non si è accorto che il file fxml è stato modificato. Allora, se vi capita che modificate l'fxml e poi tornate a eseguire il programma e non ha cambiato niente, anche se l'avete salvato, è perché voi l'avete salvato, ma Eclipse non se n'è accorto. E quindi non ha copiato la versione aggiornata del file fxml nell'area di build dove lui la compila. Come fate a farglielo capire? Beh, semplicemente basta aprirlo. Voi tenete una finestra dell'fxml aperta in Eclipse, così lui, avendolo aperto, lo controlla, lo monitorizza e non capitano problemi di questo genere. Quindi se tu lo lanci adesso, giustamente mette gli elementi che abbiamo appena aggiunto. Ok? Adesso sono un po' allineate male queste cose. Perché? Ma questo ha a che fare con i meccanismi di layout. Ad esempio, se io prendo la VBox e vado sul layout, ho una serie di proprietà, larghezza minima, altezza minima, larghezza preferita, altezza massima e così via, che danno istruzioni. VBox è un motore di layout, è un nodo invisibile che mette a posto gli altri nodi. E lui deve darsi delle regole, deve avere delle regole con cui l'algoritmo di posizionamento funziona. E queste sono parte di quelle regole, poi c'è la spaziatura tra un elemento e quello vicino, il margine da dare all'esterno, il margine da dare all'interno, che si chiama padding, e così via. Quindi una serie di proprietà che dicono al nodo, tu guarda, comportati in questo modo. Lo Sim Builder, quando creiamo un nodo, gli associa già delle dimensioni preferite. E in questo caso la VBox gli dà come dimensione preferita 100 di larghezza e 200 di altezza. E viene fuori questa cosa qua. Allora, la cosa migliore da fare, se andiamo a cambiare questo valore, è usare il valore fittizio che si chiama useComputedSize, come che vedete già anche per le altre proprietà, e praticamente dice, caro nodo, calcolati tu da solo quale deve essere la tua dimensione, andando a vedere quanto è grosso il contenuto tuo, cioè a seconda di ciò che contieni, dimensionati di conseguenza, cioè vesti di misura il tuo contenuto. Allora, ai vari nodi VBox e HBox dobbiamo fare questo lavoretto qua, e così gli spazi inutili scompaiono. Non diamo mai noi una dimensione in pixel, perché non sapremo in realtà mai veramente quant'è. E poi se ci sembra tutto troppo attaccato, possiamo dire all'HBox, questa qua l'etichetta, il testo, il bottone sono un po' tutto attaccato, allora possiamo dire all'HBox di dare un minimo di spaziatura, che ne so, di 5 pixel tra un elemento e l'altro, li stacca un pochino, poi magari avere anche un po' di margine sinistro, così lo sposta un pochino, cose del genere. Se il bottone è troppo attaccato alla casella di testo sotto, dico alla VBox, senti, i tuoi elementi spaziali di 5. Poi magari diamo un margine intorno al bordo della finestra, anche qua di 5, così dà un pochino più di aria. La VBox ho messo, no? 5, scusa. Sui tutti i quattro lati. Solo per dare un minimo di equilibrio visivo alla figura. Quindi si gioca su queste proprietà, non andiamo mai a spostare il bottone un pochino più in qua, un pochino più in là. Giochiamo sulle proprietà di spaziatura, margin e il margine fuori, padding e il margine dentro i contenitori, quindi tra il contenitore e gli elementi che ci stanno dentro. Spacing è la spaziatura tra un elemento e quello vicino. Ma poi ci giochiamo un po', non si capisce. Il suggerimento però è usare sempre computer size in modo che lui si adatti come vuole. Tra l'altro, per provare queste cose, senza dover andare in Eclipse, lanciare l'applicazione, eccetera, c'è una comoda funzionalità di preview, di anteprima, qua direttamente dentro Sim Builder. Per cui se facciamo mostra l'anteprima in una finestra, lui mi crea una finestra che è uguale a quella che mi creerebbe Eclipse, che è uguale a quella che mi creerebbe il programma vero, tranne il fatto che non fa niente, no? Non ha nessun comportamento, non ha nessun comportamento reale del programma, ha solamente i comportamenti predefiniti. Però mi permette già di vedere come si comporta, come
che aspetto ha complessivamente, come si comporta se modifico la larghezza, eccetera, ad esempio, se qualcuno la ridimensiona, e quindi mi permette di fare un minimo di debugging dell'interfaccia grafica, a prescindere dal comportamento. Quindi adesso a questo punto al posto di label ci metto, inserisci una parola, due punti. Questo qua posso fare doppio clic e modificarlo qua, oppure posso andare nelle properties e modificare la proprietà testo. Le stesse cose sono sempre in due o tre posti. Il bottone non lo chiamo bottone, ma lo chiamo conta, o lo chiamo lunghezza. E così via. Salvo. Torno in Eclipse, gli faccio capire che il file ha cambiato, quindi ritorno un attimo, per un attimo sull'FXML, faccio run e vedo che è modificato. C'è ancora una cosa che non va, perché questa finestra è troppo alta. Allora, questa è colpa, non nostra, ma colpa del main che viene preparato dal plugin, perché quando crea una nuova scena, vedete, nuova scena, root, 400x400, queste dimensioni, queste sono le dimensioni di partenza della finestra, della scena. E ovviamente la finestra si adatta alla scena. A noi non ce ne frega niente di dare le dimensioni di partenza, le togliamo e così lei si adatta alle dimensioni effettive del suo contenuto. Quindi se tolgo queste dimensioni di partenza, facendo run, avrò una finestra che ha delle dimensioni giuste per il contenuto che deve contenere, per la scena che è stata associata a questa finestra. Quindi qua l'utente può già scrivere la parola gatto, clicca su lunghezza e non capita niente, ovviamente, perché il programma non lo sa che deve capitare qualcosa. Abbiamo fatto la parte grafica, ma non abbiamo ancora messo nulla della parte logica del programma. Per raggiungere la parte logica dobbiamo lavorare all'interno della classe controller, giocando con gli eventi e le proprietà dei nodi. Domande fin qua o passiamo al controller? Passiamo al controller. Allora, innanzitutto dobbiamo... controller è una classe Java. Questa classe Java, poverina, come fa a sapere che nell'FXML c'è una casella di testo, c'è un bottone e c'è un'altra area di testo? Questi nodi non li ho creati io, li avessi creati io, avrei scritto node casella di testo uguale new text area, e allora la variabile casella di testo ce l'avrei io nel mio codice, non ce l'ho io, perché me la crea l'fxml loader che legge automaticamente questo file. Quindi io devo dare dei suggerimenti all'fxml loader che dice: guarda caro loader, quando tu carichi questo file salva i riferimenti e i nodi che ti dico io in variabili Java che ti dico io, in modo che poi quel tappino che dovrà scrivere il controller possa accedere ai nodi e vedere quali sono le loro proprietà. Questo come si fa? In un modo semplicissimo. Adesso qui lavoriamo ovviamente nella finestra code, perché ci stiamo preoccupando di agganciare l'interfaccia al codice Java. Ogni nodo ha, tutti i nodi hanno un attributo che si chiama FXID, cioè l'identità JavaFX. Dentro questo nodo FXID, dentro questa proprietà FXID, ci devo mettere il nome di una variabile con cui in Java vorrò far riferimento a questo nodo. Quindi questo qui è un campo di testo che contiene la parola. Chiamiamolo txt parola. Assegno un ID al nome. E questo, in un meccanismo che vediamo tra un secondo, fa sì che verrà creata una variabile Java che si chiama txt parola di tipo text field, cioè un riferimento a questo nodo specifico. Non devo fare io il new di questa variabile, mi viene già creata da sola. E di questa etichetta parola posso dare l'ID? Sì, ma che me frega? No? Questa qua, questa scritta parola, così come il titolo lassù, hanno anche loro un ID, ma essendo elementi
puramente decorativi, non avrò bisogno di usarli all'interno del mio programma. E quindi è inutile che gli dia una variabile, ne abbia una variabile in più che tanto non uso per nulla, no? Quindi aggancerò al programma Java solamente gli elementi con cui il programma dovrà avere a che fare. Quindi sicuramente questo, l'ho chiamato txt parola, questa lunghezza che è un bottone, chiamo bottone lunghezza, btn lunghezza, chiamatelo come volete ovviamente. E poi ho quest'altra area di testo, che è un nodo di tipo text area, non text field, perché è su più righe, e anche lui dovrò dare un nome, chiamerò txt result, perché ci scrivo il risultato, ad esempio. E in questo modo ho dato un nome alle singole variabili. Come fanno queste variabili a catapultarsi all'interno del controller? Ovviamente non lo fanno per magia, glielo devo far fare io. Però c'è un campo un po' nascosto, guardate qua in basso, si chiama controller, di solito non si nota, in cui dentro il file fxml c'è già scritto come si chiama il controller. Non è che l'ho saputo per magia, l'abbiamo detto noi quando abbiamo creato il progetto JavaFX. Ricordate, nome del file fxml, nome della classe controller. Allora, dentro l'fxml si è scritto qual è la classe controller. E man mano che abbiamo aggiunto gli id agli elementi, lui se l'è registrati qua. Guarda che c'è un id che si chiama txt parola, che è un oggetto di tipo text field. Un button lunghezza che è di tipo button, un text result che è di tipo text area. Quindi qui tiene traccia di tutte le variabili che dovranno essere inserite all'interno del controller. E il controller me lo posso far generare direttamente dal scene builder. In un menu che non mi ricordo mai qual è. Questo, view. Dentro il menu view c'è l'unica riga, l'ultima riga, l'ultima voce dice: mostra l'esempio, un esempio di scheletro del controller. Se lo seleziono, mi fa vedere in una finestra il codice della classe lunghezza parola controller, del mio controller. E anziché vuota, come era in Eclipse questa classe, adesso contiene tre campi. Private, text field e txt parola, quindi una variabile txt parola di tipo text field. E poi c'è un'annotazione davanti, chiocciola fxml. Questa annotazione serve alla classe loader per fare un'operazione di iniezione di riferimento. Cioè legge l'fxml, crea il nodo e inietta dentro il controller il valore di questo nodo all'interno di questa variabile. Non importa se non capiamo come funziona, l'importante è che funzioni. Quindi grazie a questa annotazione fxml il loader conosce queste variabili e le mette in corrispondenza con i nodi veri e propri dell'interfaccia grafica. In realtà possiamo, qui c'è anche, ci sono due opzioni, creami i commenti oppure no, e full mi crea anche dei campi in più, e in particolare un metodo initialize che controlla l'esistenza di tutti i nodi che servono. Quindi normalmente io quando faccio questa operazione gli metto comments e full, così mi mette tutto quello che mi serve. Allora, questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo predisposto la classe controller per poter accedere ai nodi, i tre nodi importanti, quelli interattivi di questo progetto. Ok, però quando è che ci deve accedere? Come fa a accedere? Quando? Deve accedere quando l'utente ha cliccato su lunghezza. Cosa deve fare il mio programma? Quando l'utente clicca su lunghezza, il mio programma deve leggere il contenuto di parola, fare il conteggio della lunghezza e stamparla qua sotto. Ma tutto parte solamente quando l'utente preme su lunghezza. Quindi mi manca ancora una cosa. Mi manca l'evento scatenante che fa sì che il programma debba fare del lavoro. Allora, nonostante l'input venga scritto qua e l'output venga scritto qua, l'evento che fa partire l'elaborazione è il bottone. Quindi a me interessa
sapere quando è stato premuto il bottone. Allora, selezionando il bottone, nella parte code, a cui ho dato il nome button lunghezza, vedo tutti gli eventi che questo bottone può generare. A me sapere che l'utente ci è passato sopra col mouse vicino non interessa. Mi interessa quando lui l'ha cliccato. Allora c'è un primo evento, il primo viene messo davanti a tutti, il più importante, è l'action. Sono solo i bottoni che generano l'evento action. Che dicono che questo evento viene generato quando l'utente ha cliccato sul bottone. Quindi io qua ci metto che cosa? Ci metto il nome di un metodo Java interno al controller che dovrà gestire questo evento. Come lo chiamo? Boh, chiamiamolo do lunghezza. Chiamo do tanto per ricordarmi che deve fare qualcosa. Quindi, tutte le volte che l'utente cliccherà su questo bottone, la piattaforma JavaFX chiamerà il metodo doLunghezza interno alla classe controller. E se vado a vedere, adesso non lo salvo, se vado a vedere lo scheletro del controller, vedo che adesso, oltre alle variabili txt parola, button lunghezza, eccetera, c'è un metodo vuoto, void doLunghezza, parametro evento, aperta graffa, chiusa graffa. Questo è il metodo che viene chiamato. Dentro questo metodo ci devo scrivere il mio codice. Quindi cosa ho fatto? Ho identificato nell'interfaccia grafica gli elementi, i nodi, che al controller servono, che al programma servono, per poterli leggere, per poterli scrivere. E poi ho identificato quali sono gli eventi, cioè le azioni dell'utente, alle quali il programma deve reagire, cioè deve fare qualcosa quando l'utente compie quell'azione. Adesso che è tutto pronto, posso fare un bel copia e incolla, c'è addirittura il bottone copy qua sotto, aprire il controller qui, che era poveretto vuoto, e incollarcelo dentro. Quindi, mi sono fatto costruire dal Sim Builder non solo il file fxml, ma anche lo scheletro della classe controller. Se eseguo il programma, adesso non cambia ancora nulla. O meglio, sembra che non cambi nulla. Semplicemente, però, quando premo il bottone lunghezza, in realtà viene chiamato questo metodo doLunghezza, che poveretto non fa niente. E quindi non si vede. Ok? Allora, noi dobbiamo scrivere la logica del nostro programma all'interno di questo metodo. E cosa deve fare questo metodo? Innanzitutto, so che il bottone è stato premuto. Andiamo a vedere cosa aveva scritto l'utente qua. Quindi estraggo la stringa, cioè la parola che ha scritto l'utente. E come faccio a ottenere questa parola? Beh, la chiedo al nodo. Il nodo lo conosco, perché si chiama txt parola, che è stato iniettato nel controller, questo è grazie all'ID che gli ho dato, questo è l'ID dell'fxml che corrisponde alla variabile del controller, questo è il nodo, non è di tipo string sta roba, è di tipo text field, ma questo text field ha tante proprietà, tra cui la proprietà text. E quindi io vado nel codice a chiedere al nodo, dimmi qual è il valore attuale della tua proprietà text. Detto in parole povere, dimmi cosa c'è scritto dentro. Cosa l'utente ha scritto dentro. Quindi ho riferimento al nodo e chiedo al nodo, dammi il tuo valore della proprietà text. Poi a questo punto ho una stringa, quindi la lunghezza della stringa è semplicemente parola.length. E poi devo scrivere il messaggio
dicendo la lunghezza di questa parola è di tot caratteri, dove? All'interno di quest'altra casella di testo. Quindi questa volta devo scrivere. Quindi anche qua andrò da programma a modificare la proprietà text del nodo che si chiama txtResult. Perché ci devo scrivere qualcosa qua dentro. Quindi scriverò txtResult punto setText questa volta e gli passo la stringa che voglio che compaia lì dentro. E questa stringa sarà qualcosa del tipo la lunghezza di parola è di lung caratteri. Quando il bottone viene cliccato, cosa? Prendi il testo da una casella e scrivi del testo in un'altra casella. A questo punto il programma è quasi finito. Nel senso che se io scrivo ciao, il fatto che io scriva ciao e che clicchi qua dentro genera degli eventi, decine di eventi. Tutte le volte che premo e lascio un tasto, premo e lascio il mouse, sposto il mouse, generano eventi. Tutti questi eventi non ci arrivano al nostro programma, li gestisce la piattaforma, non ci interessa. Ma un evento specifico, quello di cliccare questo metodo, questo bottone, chiama questo metodo di tre righe. Fa sì che venga chiamato questo metodo di tre righe. E che non funziona perché non ho aggiornato l'fxml e nell'fxml c'è scritto che a questo bottone all'evento action si chiama questo metodo. Quindi ricordiamoci sempre, io per primo, quando clicco questo, la lunghezza di ciao è 4 caratteri. Se scrivo hello, invece, mi dirà che la lunghezza di hello è di 5 caratteri. Se non scrivo niente, mi dirà che la lunghezza di è 0 caratteri. Vabbè, questo dovrei controllarlo prima di stampare. Se scrivo ciao a tutti, mi dirà che lunghezza di ciao a tutti è 12 caratteri, ma in realtà non è una parola, quindi dovrei dirgli che non va bene, no? Adesso lui fa quello che gli ho detto, prende un testo, calcola la lunghezza e stampa il messaggio, basta. Vedete che abbiamo fatto sotto un set text, pardon, e quindi sostituisce al contenuto precedente il contenuto nuovo. Se volesse, anziché rimpiazzare il testo ma aggiungerli sotto, c'è un altro metodo che si chiama append text, quindi aggiunge al testo precedente quello nuovo, che magari ha più senso in questo caso, così tengo traccia di tutte le parole che ho inserito. Poi c'è un'altra cosa che vorrei fare, è che evitare che poi l'utente possa scrivere qua, perché se questo è l'output del programma, perché l'utente deve poterci scrivere? Perché una text area, poverino, che ne sa questa text area se è un'area di input o un'area di output? Lei fa il suo lavoro. Allora, andiamo a correggere questo problema. Tra le proprietà del nodo text area, questo qua, c'è una proprietà editable, che di solito è vera, l'utente può editarla, può modificarla. Se noi la rendiamo falsa, ho tolto questo editable,
se vado in, basta andare in preview, se ci vado dentro provo a scrivere con la tastiera non succede nulla. Quindi l'utente può vedere, può ancora selezionare del testo per fare copia e incolla, ma non può scriverci dentro, non può pasticciare, non può rovinarmi il mio output. Mentre invece ovviamente nella prima casella sì, ci deve scrivere l'utente. Quindi è giusto che la prima sia editabile. Quindi man mano che andremo avanti scopriremo le proprietà che ci servono per personalizzare meglio. L'ultima cosa, abbiamo detto, non facciamo un set text che ogni volta sovrascrive, ma facciamo un append text che concatena, per farlo bene devo metterci una capo. Vi faccio leggere l'fxml perché l'ho modificato. Ciao, hello, lunedì, eccetera. E quindi le aggiunge così. Adesso qua non c'è ancora nessun controllo dell'errore, dovremo, prima di stampare sotto dovremo controllare se la stringa non è nulla, se non contiene spazi, eccetera, eccetera. Ma questo è tutto codice che si fa direttamente dentro questo metodo del controller. Al principio di programmazione è sempre lo stesso. Mi faccio un'interfaccia, do il nome ai nodi che mi interessa usare, definisco gli eventi che mi interessa intercettare e per ciascun evento scrivo il codice da eseguire per gestire quell'evento. Questo codice presumibilmente andrà a prendere get dei valori che ci sono da qualche parte nell'interfaccia, fa delle elaborazioni e poi set modifica l'interfaccia di conseguenza. Il modello di programmazione in JavaFX gira tutto intorno a questo ciclo: evento, get, elaboro, set. Sarà quasi sempre così. Ovviamente l'elaborazione può diventare anche più complicata. Per oggi basta così. Vi metto il link a questo progetto così ve lo potete guardare, scaricare e verificare. Grazie.